portati a un ulteriore, diciamo, controllo di chi tenta di fare commercio abusivo. Ecco, il tenta mi piace, perché se per esempio prendiamo un venditore abusivo che non ha ancora messo la merce sul territorio, ma con chiarezza sta andando a recarsi, diciamo, al suo posto di lavoro, comunque si sta muovendo con merce contraffatta, potrà essere fermato, multato e anche sequestrata anche in quel caso. Sulla prostituzione di strada abbiamo mantenuto la normativa precedente, però estesa a tutta la città e non solo a determinate zone. Ci sono anche delle sanzioni, come dire, alternative. Per esempio sui writers, oltre alla sanzione pecuniaria, c'è eventualmente in sostituzione il ripristino del danno fatto, quindi se ha fatto una scritta sul muro o su un autobus, su qualsiasi altra parte, la pulisce e la ripristina il precedente. C'è un passaggio importante sul sovraffollamento nelle case, che si legherà poi a una normativa che seguirà a breve con Stefano Grigoletto sull'anagrafe, perché noi abbiamo circa 500 richieste da parte degli stranieri di residenze in città, 450 al mese, 500, e quindi faremo un incontro per porre, diciamo, dei filtri per dare concretamente residenza a chi ne ha diritto e i requisiti, e quindi sui requisiti andremo a ritoccare già alla fonte, diciamo, questo tipo di questione. Nel frattempo qui abbiamo però inserito già la questione del sovraffollamento, che diventa sanzionato, cioè in base al regolamento di edilizia privata, se un appartamento ci sono 50 persone in un appartamento dove possono starcene 5, ovviamente c'è la sanzione e poi la segnalazione, l'edilizia e anche sulla questione della residenza, anche posteriormente interverremo con la normativa che andremo a fare. Magari, insomma, un appunto su sta roba, visto che la facciamo. Sì, sì, sì. Ecco, sulla parte della demografia ho trovato una situazione, per quanto riguarda il mio settore, che comunque comporta anche la residenza nel comune di Padova, ho trovato una situazione grave, grave, fatta dalla precedente amministrazione. Significa che con la legge attuale la domanda di residenza passa col silenzio assenso in caso di non controllo della polizia locale in 45 giorni. Quando